Maria Grazia Amati, che dirige una collana di poesia per l'editore Bertoni di Perugia, e questa collana comincia, il primo volume è dedicato a Vittoria Aganor, si pronuncia con l'accento sulla A, sì. Allora, preciso subito che Aga è un titolo nobiliare, come tu dici, Aga Khan, eccetera. Di fatto Conti Aganor, però Aga è già il titolo nobiliare e Nor o Nur, a seconda della pronuncia inglese, perché loro, proveniendo dall'India, erano cittadini inglesi. Cioè, nata in Armenia, poi trasferita in India, insomma, alcuni pronunciano Nur, alcuni Nor, adesso io non Anche. so. Aga è il titolo nobiliare, Anche. diciamo. Il vero nome sarebbe semplicemente Nor. Aga vuol dire signore, padrone, grande, insomma, è un titolo che qualifica una posizione sociale vicina al potere, ecco, diciamo. Sì, Quindi il suo titolo è Leggenda Eterna. Io sì. pongo per parlarne, ti pongo la domanda proprio sulla sua vita e sulla sua opera. Ciascuno poi, evidentemente, ciascuna che leggerà il libro, trova la biografia, trova i cenni Sì. bibliografici, e quindi ci sono moltissimi elementi. Ha avuto una grande notorietà nella sua epoca. Io accenno appena che no, e più o meno siamo dal 1850 al 1910, e quello è il periodo. E quindi ti lascio la parola per parlarci nuovamente di Vittoria Aganor. Io pronuncerò così. Allora, beh, diciamo Vittoria Aganor, come tu hai ricordato, ha avuto una notevole risonanza nella sua epoca. Diciamo, citiamo, come molti citano, principalmente Benedetto Croce, che la qualifica come la migliore poetessa italiana. Parliamo di inizio Novecento, diciamo, no? Lei pubblica la sua prima raccolta all'inizio del Novecento, benché scrivesse ormai da anni, avesse pubblicato, come all'epoca usava, su varie riviste. Riviste e anche quotidiani che allora avevano però una cadenza settimanale o diciamo non era proprio il quotidiano nel senso della pubblicazione giornaliera, ed erano sia i quotidiani sia le riviste, semplicemente dei bollettini culturali e letterari, tutt'altra cosa da quello che si può, da quello che leggiamo oggi, no? La notizia più grande era la pubblicazione di una poesia, la pubblicazione di uno studio, iniziavano allora gli studi di antropologia, la psichiatria, la medicina, eccetera. Quindi queste erano le notizie. La cronaca quasi non esisteva praticamente. Allora, Vittoria Aganor ha una formazione, ovviamente, dato il suo ceto sociale, non frequenta scuole pubbliche, ha maestri che vengono a casa, in questa casa che, come era all'epoca, praticamente è una piazza, no? Diciamo che seconda metà 800, inizi del 900, il cosiddetto salotto, che niente ha a che vedere col salotto del pettegolezzo che possiamo trovare oggi nelle nostre città. Allora il salotto era una piazza, no? Casa Aganor accoglieva quindi poeti, letterati, ma anche medici importanti, chirurghi, ex Garibaldini, cioè diciamo persone che avevano partecipato all'Unità d'Italia, che avevano una rilevanza politica, economica, eccetera. E Vittoria Aganor cresce così in una famiglia più che agiata, cioè qui
non si tratta, diciamo, va rilevata questa ricchezza perché non si tratta del piccolo del gruzzoletto o insomma della liquidità qui noi siamo di fronte a una ricchezza principesca e questo secondo me si sente, no? Cioè in questa levità assoluta del suo testo, poi in questa anche libertà che non deve niente a nessuno praticamente. Diciamo, non è l'agiatezza borghese, non è neanche l'agiatezza della nobiltà, della piccola nobiltà che aveva il potere qua, il potere di là. Qui abbiamo proprio una ricchezza da sultano, ecco, quello che per noi può evocare le mille e una notte da fiaba, diciamo. Quindi abbiamo questa ragazza che cresce in un contesto di questo tipo, il suo primo maestro è Giacomo Zanella, in seguito poeta, in alcuni periodi acclamato, in altri osteggiato, eccetera, eccetera. All'epoca insegnante di liceo e poi successivamente invece docente universitario e mi sembra addirittura anche rettore dell'Università di Padova. Quindi lei cresce con Zanella, cresce con un'impostazione molto classica, molto tradizionale, in termini, diciamo, le viene insegnata una poesia e una letteratura di stampo classico, insomma, a cui lei sfugge subito, però, no? Infatti, racconta come sia nell'intervento al Collegio Romano, racconta che subito provò a scrivere non in rima, no? E diciamo, Zanella dapprima cercò di frenarla, ma poi, data la qualità di questi componimenti, diciamo, accolse questo stile nuovo di Vittoria e Vittoria qualifica questa prima poesia dedicata alla luna il suo primo successo, il suo vero successo poetico, no? Lo dice nell'intervento al Collegio Romano, no? Che è un intervento di una grande semplicità, ma di una grande ricchezza, se vogliamo, almeno per me che lo leggo, no? E diciamo che vorrei quasi dire, se posso, che Vittoria Aganor è un esempio per me di ironia francescana, se possiamo dire, no? Quindi di una semplicità assoluta, no? Diciamo, come San Francesco, lei continuava a ripetere che era piccolissima e poverissima, no? Sempre a mettersi fra gli umili, fra i modesti, e diciamo, e questa cosa però, diciamo, ha innestato un'ironia, per cui di fatto, diciamo, come San Francesco in breve tempo aveva mille e più persone al suo fianco. Diciamo, Vittoria con le sue poesie arriva ben presto molto lontano in termini di critica, in termini di lettori. La prima edizione va esaurita. Lei chiede al Treves, allora gli editori Treves, importantissimi, editore milanese, insomma, che ha dato un grande contributo. Non si sa perché questo Treves poi non pubblica una seconda edizione, no? Non si capisce. Lei, diciamo, non andava molto d'accordo in termini personali. Comunque, lei richiede più volte una seconda edizione, non le viene concessa e quindi pubblicherà con una casa editrice più piccola di Torino. E poi Lemonnier pubblicherà un'altra edizione in cui viene raccolta sia Leggenda Eterna sia le poesie che lei scrisse dopo. Allora, Vittoria Aganor, dopo Zanella, a quanto lei dice, ebbe maestro Nencioni, che era traduttore fra i personaggi che portarono la letteratura straniera in Italia. Sia francese che americana e inglese, sapeva parlare
parlava le lingue moderne, questo Nencioni, e Vittoria anche, non brava nelle lingue classiche, ma l'inglese, il francese e qualcosa di tedesco, Vittoria erano diciamo, erano le lingue che conosceva. Allora, questo secondo maestro è Enrico Nencioni, studioso, scrittore, in parte poeta, ammirato dal D'Annunzio e ammiratore a sua volta del D'Annunzio. Allora, per ciascuna di queste fasi della vita di Vittoria abbiamo un carteggio, no? Allora abbiamo un carteggio con Zanella, abbiamo un carteggio con Enrico Nencioni, che è una cosa travolgente, se diciamo così, perché Nencioni maestro, ma ben presto diciamo invaghito, innamoratissimo, interessatissimo di questa donna. E poi ci si trova solo un estratto di questi epistolari, però. Non Sì. troviamo l'opera, gli epistolari interi disponibili, mi pare. Allora, abbiamo per esempio un altro epistolario con Domenico Gnoli, anche lui poeta importante dell'epoca e direttore per un periodo dell'Antologia Italiana, che era una rivista di pregio all'epoca. Allora, questo carteggio con Domenico Gnoli, adesso vabbè, nessuno può dire che sia completo al 100%, ma è un volume cospicuo. E abbiamo tutte le lettere di Vittoria a Domenico. Di Domenico Gnoli abbiamo un piccolo estratto, no? Diciamo che la famiglia non ha pensato di rendere pubbliche queste lettere, che però ci sono. Per quanto riguarda Enrico Nencioni, abbiamo un breve tratto di questa corrispondenza e abbiamo sia le lettere di Vittoria e sia le lettere di Enrico. Ciascuno di questi uomini, artisti, poeti, letterati che incontra Vittoria, diciamo, non è un incontro senza conseguenze, non è un incontro da niente, no? Diciamo che leggendo Vittoria Aganor ho quasi pensato a Lucia Romain, se vogliamo, no? Perché ciascuno di questi uomini, oltre ad apprezzarla come poetessa, come scrittrice, diciamo, cade, diciamo così, in un innamoramento, no? Quasi inevitabile, perché per la vivacità, per l'audacia di questa donna, per questa libertà assoluta, temuta, ma anche che aveva questo effetto appunto di interesse, di innamoramento. Allora, diciamo, Vittoria Aganor, abbiamo detto Zanella, poi Nencioni, amica di Fogazzaro, amica, insomma, di molti, no? Amica di Capuana, anche Verga entra nel salotto di casa Aganor. Diciamo, questo salotto da prima è solo veneziano, poi loro si trasferiscono a Napoli per poi ritornare a Venezia e mantenendo comunque delle case a Napoli, quindi è un salotto che raccoglie un ambito culturale nordico, ma anche un ambito culturale del centro-sud Italia, no? Quindi ha una vita, questa donna ha una vita semplicissima, diciamo schiva del mondano, no? Infatti tra le sue poesie, tra l'altro, c'è sempre una repulsione rispetto alla mondanità, all'ipocrisia, eccetera, eccetera. Quindi lei ha questa vita dedicata alla scrittura, io lo dico nella prefazione, no? La finestra aperta e la scrivania con un libro sopra. Molto libera ma non trasgressiva, no? Quindi diciamo, un esempio veramente interessante secondo me di vita e di scrittura. Mai personaggio, quindi diciamo, la cosa interessante di Vittoria Aganor è che non avendo dato elementi per costruirla come personaggio, è riportato il testo, cioè quindi c'è tutto un ambito di studi e di studiosi intorno a Vittoria Aganor che va alla ricerca del testo di questa donna, che possono essere le poesie e soprattutto i carteggi, perché lei nel carteggi è proprio incontenibile, cioè diciamo, no? Ecco.
ha scritto anche qualche racconto, però ecco, di Vittoria Aganor abbiamo tanto testo, anche se ovviamente non diffuso, non lo trovi nelle librerie, ma trovi molto. Per altre poetesse che indulgono di più al personaggio, purtroppo si trovano tante chiosature, tanti commenti, ma il testo viene un po', come dire, sacrificato. Quindi Vittoria Aganor, assolutamente non trasgressiva, in certo modo amante della tradizione, però senza accademismi, senza pedanterie, senza purismi, eccetera. Dedica la sua vita alla poesia e alla famiglia, nel senso che diciamo, ha un padre che gli porta l'eredità dell'Oriente, un padre che muore relativamente presto, ma che lei non dimentica mai, è una delle poesie più belle del libro, è dedicata al padre, è proprio bellissima. Allora, di padre armeno, anche questo è interessante da dire, di madre milanese. Quindi questo padre armeno, sognatore, con l'oceano dinanzi, con questi palazzi, con colonnati immensi, eccetera, e la madre milanese molto più, diciamo, pragmatica, concreta, no? Quindi Vittoria Aganor dedica, diciamo, più di una decina d'anni della sua vita alla cura della madre. Bisogna dire che le Aganor erano cinque sorelle, allora, però le uniche due che rimasero in famiglia furono Vittoria e la sorella Maria, che aveva, diciamo, così passa la storia come persona che avesse problemi psichiatrici e infatti termina la sua vita in manicomio. È l'epoca della psichiatria in cui inizia la psichiatria, quindi purtroppo è l'epoca in cui qualunque anomalia, no? Qualunque delirio ormai cioè, trova la sua casa di cura, trova il suo farmaco, eccetera, eccetera. No? Ecco, tanto per dire qualcosa. Oggi gli studi su Vittoria Aganò, com'è? Cioè noi più che gli studi, cioè noi abbiamo questa offerta talvolta, no? Che è quella delle antologie che vengono anche impiegate al liceo e all'università, per cui nel bene alcuni entrano e tra virgolette nel male non ci entrano. Qua mi sa che come accade, le donne entrano molto di meno in queste liste, cioè si può dire voilà, a livello di chi conosce, voilà, faccio l'ipotesi non felice, ma ilare. A livello di chi conosce il nome Benedetto Croce, è facile che non conosca il nome di Vittoria Aganò. Accade questo ancora. Sì, diciamo che Vittoria Aganor è stata, dopo Croce, è stata trascuratissima, tranne in piccole pubblicazioni che avevano proprio questo scopo di riscoprire le donne poetesse, le donne letterate, eccetera, eccetera. Però ecco, mi preme dire che non è che mi interessi particolarmente fare una storia della letteratura femminile, una storia della poesia femminile, perché diciamo anche tanti poeti o artisti minori, sia nel campo della letteratura che nel campo dell'arte, eccetera, vengono totalmente tralasciati. La questione è che queste storie della letteratura o dell'arte, eccetera, eccetera, prescelgono, secondo me, oserei quasi dire, i personaggi, insomma, no? Diciamo, non hanno criteri di qualità e comunque il criterio di qualità sarebbe difficile. Hanno un po' il criterio del successo, che spesso è il criterio del personaggio, no? E quindi
Diciamo che anche tanti poeti minori li trovi appena appena citati in antologie dell'epoca e poi persi completamente. Quindi le donne hanno sempre, comunque, anche nelle antologie dell'epoca, una percentuale da 1 a 10 rispetto agli uomini, no? Se non di meno addirittura. Diciamo, la scrittura femminile, benché poi non sia così, perché se andiamo a leggere Scrittori, questo, appunto, aggettivi. e qui c'è questa questione, intanto, questo razzismo di pensare che ci sia un cervello maschile e un cervello femminile, e una scrittura maschile e una scrittura femminile. E quindi le donne sarebbero debitrici, ovviamente, di un certo sentimentalismo, di un certo nervosismo, di una certa passionalità, oppure tutte dedite alle piccole cose. E quindi, diciamo, il femminile è a lungo sminuito, insomma, ma è quasi un luogo comune, diciamo, ecco, no? Allora, bisogna dire che Vittoria Aganor ha un gruppo massiccio comunque di studiosi attorno a lei, no? Perché la cosa strana è questa. Io mi sto avvicinando a queste poetesse, adesso la prima è la Aganor, la successiva è Amalia Guglielminetti, che comunque ha avuto un po' più di fortuna della Aganor, indubbiamente, in termini di pubblicazione, ma ciascuna di queste poetesse porta con sé uno studio, piccolo stuolo di studiosi che per tutta la vita hanno questa monocultura, diciamo così, no? Quindi tu hai persone che pubblicano, ripubblicano, ripubblicano, e la piccola lettera e il piccolo commento per dire su Vittoria Aganor per decine di anni, oppure studiosi in questo caso totalmente dediti ad Amalia Guglielminetti, no? Per dirne un'altra, o Nera o altre, anni viventi, eccetera. E come dire, recintano un territorio di studi in cui è quasi difficile entrare, no? È un territorio di studi che non ha come meta il pubblico, la pubblicità nel senso nobile del termine, no? Ma è un territorio di studi che tende a restringere, a selezionare. Mi ha raccontato l'editore Bertoni, quando gli ho proposto di pubblicare Leggenda Eterna, che qualche anno fa uno studioso, siccome molti documenti di Vittoria Aganor sono conservati nell'archivio storico di Perugia, perché lei ha concluso la sua vita fra Perugia e il lago Trasimeno, avendo sposato un deputato umbro, quindi si era portato tutte le carte, tutti i libri, tutto. Quando è morta, una buona parte di queste carte sono finite in questo archivio di Perugia, no? Allora, insomma, uno studioso umbro propose a questo editore Bertoni di pubblicare alcuni documenti inediti. Appena si diffuse la voce di questa eventuale pubblicazione, arrivarono dissuasioni di tutti i tipi, minacce, addirittura mi è stato detto intervento della massoneria, e insomma questo studioso che avrebbe dovuto pubblicare questi documenti rinunciò perché, diciamo, non era fra il gruppo degli studiosi accreditati della Aganor che hanno pubblicato molto, e comunque io ne sono felicissima perché hanno conservato un certo testo. Però, ecco, per dire, questo studioso che non era compreso in questo cerchio e che avrebbe comunque fatto un'opera di divulgazione, in quel caso ha rinunciato. Io stessa, volendo pubblicare nel prossimo volume di questa collana degli scritti di Amalia Guglielminetti, sono incappata subito in uno degli studiosi più accreditati di Amalia Guglielminetti, che
mi ha invitato molto gentilmente a, cioè mi dice, siccome tra breve pubblicherò io l'opera completa della Maglia Guglielminetti con tutto un corredo di commenti, di notizie storiche, perché adesso tu vuoi pubblicare questo testo di Amalia Guglielminetti? Ovviamente nessuno può impedire niente perché questi testi ormai sono fuori diritti, però come dire, questa produzione poetica e letteraria è trascurata. Però chi la studia e chi la conosce tende ancora di più, diciamo, a restringerla, no? A governarla, insomma, no? A diffonderla nei modi e nei termini in cui decidono senza. Per essere breve, direi, e così dichiamo da anni, questi sono, e vi ringrazio anch'io, nella migliore delle ipotesi e del loro fare, gli archivisti. Poi occorre anche leggere gli archivi, occorre leggere gli scritti, occorre leggere le opere, e ti trovi nell'ambito di leggere le opere. Tuttavia, per dire così, al di là anche della, prendiamolo di petto, di un intervento massonico, perché magari è in ambito massonico che c'è il più grande rispetto e lavorio intorno a Vittoria, e non lo so perché, ma posso anche, è anche banalissimo magari, può capitare, di imbattersi in questi ambiti, ma non è una questione, cioè questa massoneria è in estensione abbastanza simile a una mappa che si potrebbe mettere sul pianeta intero. Quando chiesero a Lacan che cos'è mafia, lui disse la società è mafia, tutto è mafia. Allora, sì, intendo che questa gestione è generale, cioè non abbiamo come dire, da rispettarla, con tutti gli omaggi a chi fa l'archivista. E se io mi occupo di logica, no? È capitato, no? Io mi occupo di logica, mi viene chiesto per parlare tra logici, detto da un amico, tra l'altro, logico, 3.000 ore di logica. Ma è falso, perché quant'anche io ne avessi 12.000 e forse 36.000, non verrei ascoltato perché non faccio parte. Chiaro. Ma non di quella banda, di quel gruppo, di quell'ambiente universitario, di quella comunità. Sì. Sarà diffusa, quindi ben venga. E infatti la mia domanda, ma come dire, ho lasciato questa parentesi che non è parentesi, che è essenziale al testo, e infatti mi stavo per dire così, autocorreggendo, e veniamo alla sua scrittura, ma ci siamo già, perché Sì, si parla di questo anche, no? Cioè, certo. per quello che ho colto con l'occasione di leggere questo libro, per quello che ho colto è che non bara, per dire così, cioè è poesia vera, è scrittura vera. E posso dire, incrociando tanti circoli, anche di poeti, di poetesse, potrei anche dire che alcuni se la barcamenano, ovvero barano nel modo consueto che nessuno se ne accorge, e altri magari hanno schegge o anche produzioni interessantissime, difficile accorgersene. Ecco, io che ormai da anni scritto sull'uomo duplex, qui non c'è una femmina duplex, non c'è un doppio livello di scrittura, interessantissimo. Certo. Proprio la poesia, la vita. Io posso non essere d'accordo con alcuni suoi temi, o alcuni suoi modi di non intendere la vita. È chiaro che c'è la morte, però chi è che non la legge? Chi è che non c'è, che vivendo non tende a leggerla questa questione? Certo. E sì, ci sono tematiche che noi forse siamo abituati un po' a imputare all'Ottocento, ma che tuttavia sono tematiche di sempre, tematiche perenni, diciamo. Lei, a mio avviso, se possiamo dire così, anche se non so bene che valore abbia questa espressione, ma è molto moderna anche, diciamo, no?
Magari potrei leggere una poesia breve, senza titolo, che dice: Quando ti vidi per la prima volta, l'anima mia si chiese. Già non mi vinse il fascino di quello sguardo, e come, e quando, e in qual paese? Quando parlasti dentro la memoria, risuonò la fiocchita eco di un'altra voce e di un'altra parola, non so più dove udita. Chiara, precisa, del ricordo strano, non una forma sola. Penso e ripenso invano, di chi fu quella voce? Quale fu la parola? Allora, a me sembra una cosa interessantissima, no? Come dire. Se vogliamo dire senza soggettività, no? Come dire, lei si accorge e lei parla con qualcuno e non è che ha questa macchina di interpretazione o per capire, eccetera, no? Le arrivano echi di altre parole, di altri tempi, no? Di cui non sa dire, cioè, no? E quindi non è mai, diciamo, non ha mai questo spirito di svelare o di rivelare, no? Semplicemente racconta con grande tranquillità, eccetera. Ce ne sono, e anche con un certo spirito ironico, se vogliamo, no? Allora, per esempio, ce n'è un'altra molto diversa. Abbastanza divertente. Allora, vediamo se ci arrivo. Ecco, per esempio questa si intitola Trionfo e dice: Grazie, grazie, o oh nemico. Tutto quel che di frale, di basso e di mendace nutriva in me lo spirito del male, or dentro la percossa anima tace. Io con le mani strette, senza pianto e parole, tranquillissima in volto, nel cor ferito che piegar non vuole, l'imperversare della tua voce ascolto. E una superbia viva io provo, io che più forte di te mi sento, o amore dei martiri, o fratello della morte, o divino carnefice, o dolore. Allora, una poesia che si intitoli Trionfo e che tratti del nemico, già è molto interessante, no? Cioè, come dire, anche qui c'è questo nemico, ma non entra in polemica, anzi, no? Nemico mi porti alle vette più alte, no? E un'altra bellissima, per dire, a proposito della morte. Anche questa, sempre con questa questione ironica, si intitola Allegro di Cea. Allegro sarebbe il malato, no? Ecco. Allegro di Cea, perché non viene? È troppo lunga l'attesa al mio tormento fiero. S'udì nella notturna aria un galoppo e tutta bianca sul cavallo nero passò rapida innanzi a quelle porte spalancate. Protese egli le braccia e la chiamò per nome: Morte, morte. Ella rivolse un attimo la faccia, poi, come nulla avesse visto e nulla udito, sferzò via verso la fonte, donde attingea cantando una fanciulla, la ghermilesta, e sparve dietro il monte. No? Anche questa, come dire. C'è questo malato che invoca la morte, ma la morte, diciamo così, non è imprevedibile, no? Cioè non è chiamabile, non è assumibile, insomma, no? E un'altra poesia sempre su questo tema della morte, anche questa molto, molto bella. Si intitola Che cosa io temo? Morrò, va bene, il mio spirito è forte,
Ma confesso la santa verità, qualcosa io temo. Io temo che la morte, sbarcandomi al di là, voglia giocarmi anch'essa un maledetto tiro e lacrime ardenti cadano sopra la mia gelida spoglia e il cataletto qualcun di fiori copra per vano zelo e in amorosa folla traggan gli amici dietro alla mia bara. Temo, appena scomparso entro la zolla del camposanto, in cara ombra mutarmi, oggetto alto d'amore, e sul mio sasso fiocchi a tutto spiano tutto quel che da vivo, avido il cuore chiese, ma sempre invano. E trovo bellissima, cioè, come dire, lei peraltro era una, potremmo dire oggi, una salutista, no? Quindi lei già evidentemente c'erano nozioni di medicina che arrivavano oltre gli studi medici, no? Quindi lei ferrea nella dieta, nelle ore di riposo, nella passeggiata, nell'aria pura, eccetera, eccetera. Mette la morte fra le cose da cantare in poesia, ecco, non so, consiglia al marito di non mangiare carne di maiale, il marito umbro, no? Quindi posso ben immaginare, ecco, data la cucina umbra in particolare dell'epoca, no? Quindi lei molto precisa in tutti questi aspetti, anche abbastanza ferrata, no? Il marito si ammala di tifole, lo cura, eccetera, eccetera. Però, come dire, mai sostanziale nel rispetto alla morte, nel rispetto all'amore. Ecco, diciamo che per me, io, se posso dire, ecco, forse modestamente, ma capisco il valore per me di un testo poetico nella misura in cui, a fianco a queste poesie che leggo, ne scrivo, no? E quindi diciamo che, come ho letto Vittoria Aganol, che ho letto in questa antica edizione Le Monnier dell'inizio del Novecento, come ho iniziato a leggerla, ho cominciato anche a scrivere, no? E quindi per me, ecco, insomma, c'è stato un'identificazione, un innamoramento e via, eccetera, insomma. Ecco. E sono felice di averla pubblicata a un prezzo anche così accessibile, sperando che, insomma, che ci sia chi la legga, ma è già una celebrazione per quanto mi riguarda di questo testo, di questa donna, e quindi comunque ne sono molto felice, insomma. Bene, io ti ringrazio moltissimo per questo incontro. Sull'ultima parte di questo incontro riprenderemo perché ti ho proposto un'intervista sulle tue poesie Sì. e gentilmente io appunto ti ho chiesto di intervenire una prima volta su Vittoria Aganò per il lavoro anche sin qui svolto. E lasciamo ai lettori, io faccio ancora vedere la copertina perché c'è anche questa Grazie. Sì. bellissima foto dell'epoca, Sì. Vittoria, e un grazie da parte degli ascoltatori di Liberi.tv che ospita questa serie di interviste. Grazie, Grazie. grazie a voi e grazie a te Giancarlo. Grazie, ciao.